Dotti, lei aveva 10 anni quando è venuto qui e qui aveva il laboratorio, vero? Avevo 10 anni quando mio padre si è trasferito qua. Siamo sempre stati qua, chiuso del 96. E lì nel cortile c'erano i marmi, no? Mi diceva, nel cortile qua dietro. I cortili erano adibiti a deposito, che c'erano le lastre di marmo. Arrivavano i camion qui davanti. Arrivava il camion qui davanti e poi quando non avevamo ancora la gru ci andavo a cercare i manovali nelle bettole e si scaricava tutto a mano si scaricava. E qui lì quanti anni è stato qui nel laboratorio con suo padre? Allora abbiamo tenuto il laboratorio qua 47 anni. Dal 39, cioè dal 49 fino al 96. Dotti, mentre qui in questa casa, negli anni delle cosiddette case chiuse, c'era la casa di tolleranza che era comunale. Si ricorda qualche episodio carino che le... E qua quando sono venuti i miei coscritti. Dica. E cos'era successo? Cos'era successo con i coscritti? Vuole che dico la canzone? Sì, certo. Ma è un po' volgare. Ma vada. Il piemontese? Sì, dicevo. Sì, certo. Noi siamo coscritti, colpiccio dritto, l'anfane abil, noi siamo coscritti. Ricordo solo quello. Venivano tutti qua. Ma venivano 7, 8, 10 per volta. E in che anni siamo? Lì negli anni 50. Negli anni 50, perché poi non solo l'hanno chiuso, poi del 56 mi pare. Certo. E lei aveva la bottega qua vicino? Noi eravamo già qua. Chissà quante ne ha viste, chi sarà entrato e uscito da questo locale, no? Dico, chissà quante cose avrà visto. Ah, certo, si capisce, io sono cresciuto qua. Sono cresciuto, venivamo a giocare anche qui in mezzo dove c'erano i monelli. Qualche volta scappavo dal laboratorio, venivo qua a giocare. Certo. Ecco, com'erano queste signore? Venivano militari, venivano un po' tutti, vero? Da queste signore? Venivano un po' tutti, sì. Qui era aperta tutti la casa di tolleranza. C'era un certo buffa che abitava qua, che faceva manutenzione, che faceva delle che andavano. O per bacco. certo, certo. Poi però tutte le settimane avevano il medico di controllo, erano controllate. E però uscivano, entravano di qua e poi tante uscivano da una scala che c'era davanti al nostro laboratorio e quella scala lì quando hanno chiuso la casa di tolleranza col permesso del padrone di casa l'ho poi smantellata io, l'ho poi tolta via io quella scala lì di pietra. Senta, com'era il centro storico di quegli anni? Centro storico, allora le case sì. arrivavano fino qua le case. Poi man mano che erano pericolanti le hanno demolite, perché una volta non restauravano molto, non facevano molti restauri. Arrivavano fino a qui dove c'è quella macchina lì. Quella gialla? Le case, quando siamo arrivati noi. Poco per volta le hanno eliminate e c'è rimasto il palazzo del Senato. Senta, poi c'erano... Questi muraglioni qua sì? Non c'erano. C'erano le montagnette. E cosa c'erano? Questi muraglioni qua non c'erano, sono stati fatti, non so, negli anni 60, ma ci hanno messo di più. A rivestirli questi muraglioni che poi sono rivestiti di pietra mosaico che non è dello stile del centro storico. Certo. E mi ricordo che mandavano avanti questo lavoro ogni volta che c'era da fare le votazioni, o comunali o politiche regionali, ogni volta che c'erano le elezioni facevano vedere che andavano avanti i lavori.
Ciotti, com'era il centro storico in quegli anni? C'era il commercio o erano i negozi tutti chiusi come adesso? Il centro storico, qui la via si chiamava via Porta Francia, perché il centro storico era tutto qua e questa qui era la via più importante. E allora qui c'erano tutti i mestieri, c'erano tutti i mestieri, dal falegname al fabbro, poi anche commercio, farmacie, panetterie, macellerie, c'era di tutto, c'era un movimento straordinario, un grande movimento. Poi quando ci sono state le automobili andavano avanti e indietro nei due sensi. Comunque. E qui le case erano abitate, tutte erano abitate? Sì, erano tutte abitate. Anche qui in questo famoso palazzo del vicario, una volta era abitato dai meridionali che arrivavano dal sud, dico bene? Sì, qui è la casa al Monetto. Esatto. E qui c'era Marucco. C'era Marucco. Che andava a riscuotere gli affitti. Marucco, ma questo qui si è verificato dopo tanti anni, io ero già adulto e comunque faceva da amministratore al caseggiato di Costantino, dove noi avevamo il laboratorio, faceva da amministratore. Ricorda qualche episodio, si ricorda qualche vicenda? Ricordo qualcosa che però è meglio non metterlo sul giornale. No, ma non lo mettiamo sul giornale. Qual era la storia? Era che lui, c'era un magazzino, avevamo un magazzino, che c'era i travi che erano mezzi marci, perché dal tetto, quando pioveva, veniva giù l'acqua. Allora noi l'abbiamo detto al padrone di casa, e il padrone di casa, c'era un muratore che lavorava qua, che prendeva i soldi da Marucco. Un muratore che lavorava per Costantino. Allora Costantino ha dato l'ordine a Marucco di mettere delle potrelle da sostenere questi travi per non che si spezzassero. Allora il muratore ha fatto i pilastri per sostenere queste potrelle, e lui ha fatto una cosa furba per conto suo. Queste potrelle Costantino gli ha dato i soldi, ma lui invece di farle mettere su ho capito, storie di tempo fa. Era bravo, ma era un po' più di bustiere. Ecco, senti, invece qui c'era pieno di negozi, il via Trento era pieno di negozi, c'era tutto dall'A alla Z, sia dal commercio sia dall'artigianato. Noi qui eravamo due marmisti, io e l'altro più in su. Comunque qui arrivavano tutti gli anni autotreni di marmo, si lavorava. Quindi c'erano anche altre attività commerciali, macellerie, panetterie, tutto, c'era commestibili, drogherie. Commestibili, drogherie, qui c'era la drogheria, Monetti era là, adesso si è trasferito qua. C'era una drogheria anche qui sull'anno. C'erano diverse drogherie, diverse farmacie, diverse panetterie, diverse macellerie, e tutti lavoravano. Poi qui era bello, ogni tanto passavano gli zampognari, una zampogna, e tutti gli davano dei solducci. Poi passavano gli arrotini, i piemontesi, a criavo fuori, el muritta. Poi passavano i stracivendoli, estrase. Era proprio movimentato, era movimentato questa via qua, era la via principale. La parte che è stata sempre un pochettino penalizzata è quella parte lì, dall'angolo di via Principi d'Acaia andando su in piazza della Croce. Ecco. È sempre stata leggermente... Lo stagnino passava? Sì, passava anche lo stagnino, passavano tutti. Tutti, e tutti riuscivano a vivere in quella maniera lì. E poi un momento, passava il camion del ghiaccio, Andreoletti, la fabbrica del ghiaccio dove c'è adesso l'Acea, e passava di qua, aveva il tamagnone col cavallo, e allora aveva il falcetto, secondo quanto uno voleva spendere, tagliava la fetta di ghiaccio, che erano dei pani di ghiaccio lunghi 1,20 m, 1,30 m,
li aveva lì sul tamagnone, e c'erano tutti i bambini che correvano dietro, perché tagliando col falcetto si scheggiava il ghiaccio, allora i bambini andavano a prendere il ghiaccio per succhiarlo. E lo prendevano da terra? Lo prendevamo anche noi, che avevamo un laboratorio, il negozio lì, lo prendevamo anche noi per casa nostra. Mia sorella c'è ancora la ghiacciaia fatta proprio da Manassero. Tutta foderata di zinco, fatta di legno, con tutta foderata di zinco dentro. In ogni modo non c'erano frigoriferi, quindi tutti i commercianti prendevano ghiaccio e mettevano nella ghiacciaia. Allora, secondo quanto ne volevano, Andrea Oletti tagliava e posava in terra e i commercianti li ritiravano. Ma c'era un movimento straordinario, c'era. Non è come adesso? No, adesso è morto. adesso è morto. Ma era movimentata questa via qua, era proprio una cosa, era proprio perfino bello da vedersi, insomma c'era un movimento enorme. E anche dei giovani c'era. E poi la gioventù di allora era molto allegra. Passavano dei giovani, delle ragazze che cantavano quelle canzoni di una volta, per la strada, ma cantavano in sordina, con moderazione, giovani maschi che zufolavano ma bene, erano tutti molto più allegri di adesso, senza fare tanto rumore. Adesso vanno in giro con le cuffiette gli smartphone, e quindi non cantano e non vedono. No, per carità. È tutto finito, Monet. Corrono, vanno nelle birrerie, avanti da una birreria all'altra, corrono, sembrano tanti cavalli. Nostalgia di quegli anni, Dotti? Sì, io quegli anni lì c'ho un bel ricordo di quegli anni lì. E sono tanti della mia età che lo dicono, quando si stava male, si stava meglio di adesso. Si stava meglio quando si stava peggio. Ecco, esatto, si stava meglio quando si stava peggio. E poi c'era tutta un'altra armonia, proprio un'altra atmosfera.